Ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi, visto che ho un po' di cose che sono arrivate per gioia da farvi vedere, ho pensato di invitare anche la protagonista. Quindi Gioia, vieni qua, fatti vedere. Ecco qua, saluta tutti. Ormai non so da quanto tempo che non la vedete, che non ve la mostro questo YouTube. Ha superato i 5 mesi, ha fatto i 5 mesi il 30 di gennaio. E quindi, insomma, è diventata grande, è cresciuta. Non so quanto pesa perché non l'ho più pesata, però è cresciuta parecchio. E infatti le cose che avevo ordinato tramite questo sito, che vi lascio i link qua sotto, sto piangendo perché voglio andare a fare una passeggiata perché vedo qui il guinzaglio. Dopo andiamo, Gioia, 10 minuti. Quando ho ordinato le cose su questo sito, in realtà era ancora prima del Natale, quindi ha avuto un ritardo questo pacco di un bel po' di tempo, si è perso nelle poste, non so cosa sia successo, quindi è arrivato con un bel po' di ritardo, è rimasto in giro praticamente per 2 mesi, e quindi le cosine che sono arrivate, in realtà adesso alcune cose risultano essere un po' piccoline per Joy, perché appunto lei è cresciuta a vista d'occhio, e quindi le cose non sono proprio più proporzionate alla sua grandezza, ma fa niente. Partiamo da questa cesta che utilizza per dormire. In realtà c'è entrata subito appena ho spacchettato tutto, ho tirato tutto fuori dal pacco, e subito si è subito infilata, perché dentro c'è questo cuscino che è veramente super morbido, bello imbottito, tiene un sacco di caldo, poi lei adora stare al caldo. E il pomeriggio, quando deve fare le nanne, entra sempre o in questa cesta oppure in quella che le abbiamo comprato noi un mesetto fa. Comunque questa dovrebbe riprendere la mucca, se non ricordo male. C'è anche la codina, ci sono le orecchiette, insomma è fatta davvero bene. Questa, se non ricordo male, era la taglia S, la più piccola, però adesso risulta forse un pochettino piccina per lei, però devo dire che ci sta volentieri. Ho appena appoggiato la cesta sul letto e si è subito infilata, vedete, in realtà ci sta bene. Però se fosse stata più grande sarebbe stata sicuramente anche più comoda. Poi avevo scelto questa borsa, questo trasportino rosa, che in realtà è molto carino, però adesso risulta davvero piccolo per lei. Ve lo faccio vedere a pronto. Ecco qua, risulta davvero piccolino per lei. Mi serviva quando era più piccola, perché praticamente da quando l'abbiamo presa lei è sempre in macchina, fa sempre i tragitti con me da casa mia a casa di Ste, e quindi all'inizio tenerla in macchina era un po' complicato perché non avevo ancora il trasportino adatto per la sua misura, insomma avevo soltanto quello grande, che era troppo grande per lei, e quindi insomma avevo scelto la versione più piccola, la S, però adesso è che mi è arrivata, è decisamente troppo piccola. Infatti ho provato a metterla dentro, ma praticamente resta lì super rigida, è troppo alle strette, però devo dire che è fatta bene. Qua tra l'altro c'è anche il buchino, insomma, dove può vedere, però praticamente non la posso utilizzare. Magari la utilizzeremo per i tuoi cuccioli, che ne dici, Gioia? Chissà, perché effettivamente per lei è troppo piccola. Poi, sempre per Gioia, ho scelto questo cuscino, questo tappetino, non so come chiamarlo, rosa. C'era di diverse misure, ho preso la misura intermedia, che però risulta essere proprio perfetto per lei, non è in realtà grandissimo. Se si sdraia sopra lo occupa tutto, però è molto molto morbido e le piace tanto. E sempre restando a tema tappetini, su AliExpress le ho preso questo rosa, che in realtà adesso sarebbe da lavare. Questo è decisamente più grande, ci sta bella comoda, e le piace un sacco utilizzare questo, specialmente quando deve giocare con tutti i suoi giochini, per stare un pochettino più al caldo. Poi un'altra cosa che ho scelto per lei, ma che ancora non ho utilizzato, è questo set con queste due ciotoline posizionate all'interno di questo ripiano in legno con disegnate le zampette. Lo trovo davvero bello. E poi ci sono appunto le ciotoline piccoline in acciaio per l'acqua e per le crocchette. Ancora non l'ho utilizzato, volevo prima farlo vedere nel video. È fatto davvero bene, questo mi piace molto, e questo lo porteremo in taverna, visto che ancora là non ha una vera e propria ciotola per la pappa e per l'acqua. Sempre su AliExpress le avevo preso questa pettorina tutta rosa ricoperta di strass, è davvero bellissima, e gliel'ho presa in taglia XS proprio perché quando l'ho ordinata aveva poco più di 3 mesi, e infatti le è andata benissimo fino adesso. Soltanto che adesso, visto che è cresciuta, specialmente quando indossa il cappottino quando andiamo a fare le passeggiate, inizia a diventare un pochettino stretta e la chiudo già all'ultimo buco, però dovrò prendere la taglia più grande, la S, perché adesso
Inizia a diventare piccolina anche lei. Ho preso tutte cose in miniatura su AliExpress, però adesso lei è cresciuta e quindi devo prendere la taglia più grande. L'altro giorno invece mi è arrivato da AliExpress sempre questo collarino molto simile alla pettorina. Questo è un rosa decisamente più acceso, anche questo con tutti gli strass. L'unica cosa, questo l'ho preso in taglia S e va grande, cioè anche chiuderlo all'ultimo buchino le resta molto morbido, troppo morbido, e quindi non le dà soltanto fastidio. Quindi questo ho toppato, ho preso la taglia più grande e le va troppo grande. Vieni qua, fatti vedere. Sempre su AliExpress ho preso qualche vestitino molto simpatico, magari per fare qualche foto, perché in realtà poi quando la porto a passeggio non le metto questo genere di vestitini. Comunque le ho preso questa tutina e questa felpa, diciamo, con il cuoricino rosso sulla schiena, e poi c'è il guardate, c'è il cappuccio, non so se riuscite a vedere, con le orecchie, fagli vedere Gioia, con le orecchiette e gli occhietti. Guardate, il musino è davvero molto dolce. In realtà qui a casa non indossa mai vestitini, ma soltanto quando andiamo a passeggio il suo cappottino, però questi mi sembravano carini, costavano poco per fare qualche foto o per il carnevale, visto che adesso ci siamo proprio carnevale. E un altro che le ho preso sempre su AliExpress, e anche questo decisamente per carnevale, è questo vestito super pesante, è fatto benissimo, tiene un sacco di caldo, però questa, a differenza dell'altro, ha anche, non so se riuscite a vedere, le zampette, e poi c'è sempre il cappuccio con la faccina e le orecchiette. Questo, a differenza della felpina che vi ho fatto vedere prima, le sta leggermente più grande e poi un pochettino più fastidioso proprio perché ha le zampette, però è fatto bene, poi costa poco, davvero le ho pagate, queste cose le ho pagate pochissimo. L'ultima cosa dedicata a Gioia è questa cesta. Questa invece l'ho presa io su, non ricordo più il sito, forse Chic for Dog, una cosa del genere. Mi è piaciuta molto perché mi piace il colore. Poi anche questa è un po' sporca adesso perché lei ci entra anche con le zampette sporche. Comunque è super super morbida, tiene un sacco di caldo. Anche questa all'interno ha diciamo, il cuscino bello imbottito, quindi sta davvero al caldo quando entra. È decisamente più grande dell'altra, è fatta anche meglio. Anche questa ha le orecchiette del coniglietto, addirittura il pompone, che il primo giorno ho detto ok, durerà pochissimo perché continuava a giocarci, era molto più piccola quando l'ho preso, e invece alla fine non l'ha mai distrutto. E anche in questa dietro c'è la codina, è davvero fatta molto bene e Gioia la ama, vero? Spero che ti piace un sacco, questa è la sua preferita. E passando a qualcosa per me, ho scelto questo strumento, però non so in realtà il nome tecnico di questo aggeggio. Praticamente a cosa serve? Serve a tagliare perfettamente i fogli, qualsiasi tipo di foglio. L'ho già provato, funziona benissimo, taglia perfettamente, funziona con tantissimi formati, con tantissimi tipi di fogli, da quelli lucidi al classico foglio A4. Lo volevo da un po', l'ho trovato su questo sito. E alla fine ho deciso di prenderlo e funziona davvero benissimo, quanto mai non l'ho acquistato prima. E poi su AliExpress, invece, sempre ricorsando al tema cartoleria, ho preso questo set di 4 penne. Sono delle penne in gel, ma la cosa che mi piace molto è che nel tappino c'è questo pendaglietto con il cuoricino e questo biscottino e tavoletta di cioccolato, caramelline, insomma, sono simpatiche. Le ho pagate pochissimo, le cose di cartoleria su AliExpress sono bellissime, costano poco, quindi ogni tanto faccio sempre degli acquisti. E queste, insomma, sono state è stato il mio acquisto di cartoleria che ho fatto in queste ultime settimane. Nulla, credo che questo sia stato un video super veloce, però ci tenevo a farvi vedere le cosine che sono arrivate a Gioia, perché per la prima volta ho scelto delle cosine per la piccolina, vero? Adesso lei vuole andare perché ha visto Pato, che è andato a fare la passeggiata solitamente, ma anche lei, però oggi noi dobbiamo andare via, quindi lei non è andata, quindi piangeva, si è messa a piangere. E niente, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Io e Gioia vi mandiamo un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo, ciao!